Only Craps Bitches! A tutti quanti ragazzi, sono Mezzebossa e sono tornato con il 41esimo episodio della mia serie del amico del Frus Pokémon Bianco 2. Finalmente esploriamo questa benedettissima città. Qua c'ero già stato e qui c'era il tizio dei cocci gialli. E infatti mi ero abbastanza bloccato sulle mosse, più che altro perché volevo far insegnare Gigassorbimento sia a Vulcaruna, ovvero Escanor, che a Mustache. Però, se non ricordo male, ho lasciato Psichico a Mustache. E avevo detto, per adesso restiamo così, vedremo in futuro se operare qualche cambiamento. Con lei ci avevo parlato, non me lo ricordo, ma credo di sì, le riparlo un attimo. Fluttuando tra le onde, fra le onde, mi sento come una sirena. A proposito, no, non ci avevo mica parlato. Nella regione di Kanto c'era un caopalestra un po' sirena e un po' maschiaccio. Esatto, Misty. Perché? Perché il repellente non è attivo? Perché sono stato io, il Belze del passato, ma comunque avevo concluso l'episodio sulla terraferma, quindi in realtà non è vero, non sono stupido. Io non sbaglio mai. Comunque la voce è ancora un po' assente perché ho il naso ancora chiuso, bla 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 bla. Qui avevo già parlato, cioè avevo già parlato con lui. E ho due commenti da leggere, entrambi di Emilio e Valdi, appena ho tempo li leggerò. Mi sono bloccato perché avete presente ogni tanto che le icone di Windows del desktop frizzano e si ricaricano in mezzo secondo? È appena successo. Il fatto che Stunfisk sia piatto come una suola di scarpa mi piace un sacco. Ok. A parte che è un Pokémon orribile, quindi vabbè. Se dormi steso su Stunfisk, l'energia elettrica ti dà la carica. Stun. Probabilmente deriva proprio da stun, cioè tipo stannare, che vuol dire, come si potrebbe tradurre in italiano, tipo non paralizzare, tipo bloccare, come scomacuore. Non saprei come tradurlo in italiano, ragazzi. Stannare. Tu stun. Controllo tanto per, magari è un Jellicent. E infatti è un Jellicent. Come si può tradurre in italiano? No, c'è la parola, sono sicuro che c'è la parola, ma non mi viene in mente. Sono sicuro che c'è, ma non mi viene in mente. Comunque, qui è bloccato, ottima cosa. E lì ho visto una Pokéball a sinistra. Dice a me? Sì, dico a te. Sei parte di qualche evento particolare? Non lo so. Comunque, noi ora si può andare per di... No, ok. Ma c'è una tipa qua sotto. Sperando di non trovare Pokémon selvatici. Ok. Conosci la grotta costiera? Sì, ovvio. Si tratta di una caverna che trovi se usi la MN Surf e arrivi in fondo al percorso 21. Se lo oltrepassi arrivi a Spiraria. Esatto. Lo strumento dovrebbe trovarsi qua. Ed è ovviamente una somma cuore, ragazzi. Qui la trovo palesemente attaccata alle fondamenta di questa palafitta. Di questa passerella. Potrebbero essere delle palafitte queste, ragazzi. Che dite? Non lo so, dicendo palafitta mi è venuto in mente Minecraft e vi giuro che ho una voglia matta di giocare a Minecraft. Giuro ragazzi che io lo voglio comprare, giuro che io lo voglio comprare e se è, ci faccio una serie d'estate, perché è una serie non impegnata, giuro. In realtà avevo in mente di farla già da un bel po' di tempo, se avessi avuto Minecraft. E ho già in mente il titolo del primo episodio, solo che non ve lo spoiler, ragazzi. Eh no, non avrebbe senso. Allora, per di qua posso andare soltanto da questa casetta. E il mio telefono mi dovrà perdonare se lo lascio in il schermo illuminato per un po' di tempo. Non capisco perché non ho mai nessun cliente qui. Ma certo, tu sei un allenatore, potresti diventare campione. Mi faresti un'ottima pubblicità. Cos'è che offri tu come servizio? Fammi capire un attimo. Non lo sapremo mai, ragazzi. Per di qua invece si va... ok, parliamo con lui prima. Wow, anche oggi fa bel tempo. Quanti giorni saranno passati da quando sono venuto qui in quarantena e in vacanza? Se continua così, ritornare in città sarà proprio dura. Guarda, basta che prendi il treno nel momento esatto in cui dicono di restare a casa. Soprattutto se devi tornare al sud. Chissà se stasera hanno organizzato qualcosa di interessante. Guarda, in televisione non lo so. La missione Festival dell'Intramondo, allena la tua memoria, è ora disponibile. No, oggi è non è domenica, è giovedì oggi. Boh, non lo so. Strano però. Oh, lì c'è un... speriamo di beccarlo.
Ci sarebbe il repellente attivo. Ma dov'è? Qua sotto? Che un altro Jellicent lo sconfiggo volentieri. Mi sa che l'ho beccato, esatto. Mustache! Carissimo. Preferivo Carracosta. Ed è per questo che Jellicent sta rendendo un po' meh. Che poi, ragazzi, volevo anche mostrarvi una cosa. Volevo mostrarvi. Volevo farvi. Volevo rendervi partecipi del bassissimo attacco speciale di Escanor. Ma veramente, ragazzi, secondo me ha IV pari a zero in attacco speciale. Cioè, veramente, oltre alla natura neutra, ma è da pochissimo attacco speciale. Mio Dio. E lo so che sto sconfiggendo soltanto che Jellicent, ma dovrei aver quasi finito con l'esplorazione di questa città. Mi manca giusto giusto questo strumento, che è una proteina che venderò off camera ovviamente, e questa casetta se non mi sbaglio, con un Mienfu. Kion! Non capisco il nesso. Un momento solo, prego. Non è che porteresti il mio Mienfu bellissimo, cioè scusatemi, il mio bellissimo Mienfu a passeggio? Sì, per Baccolina, finalmente qualcuno che mi capisce. Mi raccomando, fai camminare tanto il mio incantevole Mienfu, però non uscite da questa casa. Fuori pericoloso, e dunque ti prego di fare attenzione. Ok. Io nel frattempo leggo il primo commento, ragazzi. Il primo dei due dei Mille Valdi. Che è nel 38esimo episodio, ovvero Greccalopoli Zona Rossa. Infatti mi ha scritto: tutti in quarantena, pure su Pokémon. Bella la run su Pokémon Blu, i miei complimenti. Vabbè, allora, per quanto riguarda il tutti in quarantena anche su Pokémon, cerco sempre di buttare battute su questa situazione che stiamo vivendo, anche sulle serie che sto facendo, ovviamente. Anche prima ho fatto la battuta con il vecchio del tornare nella città, eccetera, eccetera, eccetera. Per la run su Squadra Blu, ti ringrazio molto per i tuoi complimenti che mi hai fatto, e siccome ho soltanto da leggere un altro tuo commento e un altro commento, quindi uno solo, dopo vi parlerò della run e vi dico subito che oggi sarà l'ultimo giorno che giocherò a Squadra Blu, perché ho completato la run quasi. Già, Mienfu ha un passo molto leggiato a fianco di Belze, pare che si stia divertendo. Devo andare ancora avanti? Per Baccolina, il mio adorato Mienfu sembra proprio fortissimo. Ti ringrazio tanto per averlo fatto camminare. Voglio premiarti con un premio, no, con un regalo, che è la una perla. Che a questo punto non so quando venderò, visto che a Mistralopoli non posso arrivarci. Potresti portare di nuovo il mio adorato Mienfu a passeggio? Fu è anche contento. Fu Fighters. Non li ascolto, ragazzi, scusate. Quando avrai voglia di portare a spasso il mio Mienfu, vieni pure a chiedermelo. Non fare complimenti. Mi sa che posso farlo una volta al giorno questa cosa, ragazzi. Credo di sì. Allora, percorso 22. Molto interessante. Fatemi vedere se ho veramente fatto tutto. Nel frattempo, a questo punto, sto mandando Salazar al 55. A me va benissimo. Comunque, dicevo, parlerò dopo della run. Perché prima voglio finire l'altro commento, sempre di Minevaldi. Che adesso non riesco a leggere, purtroppo. Mi ci vorrebbe un'altra cosa che mi tenga impegnato. Allora, qua ci sono stato. Una, due casette. Poi, andando con ordine. Però con quale ordine? Quella non è una casetta. Poi, salendo per di qua, c'è questa qua che ho visitato. Lì si può scendere. Questa l'ho visitata. Sì, l'ho visitata questa. Sì, è quello che non riesce a farsi pubblicità. Poi per di qua c'è la casetta della signorina. Ma perché signorina ogni volta? Della signora anziana, ostia. E poi basta. Dovrei prendere un po' di respiro. Con il mio naso super chiuso. Ma non sono raffreddato, ragazzi. Purtroppo non riesco a guarire. Ok, percorso 22. Ma sono salito di livello. No, non ancora. Ci vogliono ancora un paio di Pokémon. Percorso 22. Ok. No, non ci credo, ho sbagliato. Non ci credo. Vabbè, mi manderà lui a 55. E ora leggo il commento allora. Mi scrive nel 39esimo episodio Deep Trouble, che tra l'altro, dopo vi spiego perché l'ho chiamato in quel modo. Ci sono ben due motivi. E infatti l'ho scritto nel post di condivisione del video. E la Madonna! Drapion, o resto e poi cambio. Allora. Mi scrive Greccalopoli, città dal mare calmo, che era la descrizione del cartello, se non mi sbaglio. Al che continua scrivendo:
Nella mia testa cercavo un mare calmo e ho trovato te. Col vento così forte, non dirmi buonanotte. Allora, e poi il commento finisce. Grande Belze, come sempre bel video. Grazie mille, caro. Sapete che ho cantato quella strofa con talmente tanto disgusto perché io odio con tutto me stesso la musica... Allora, non è che odio la musica italiana, ma odio la musica italiana estiva. Cioè, passatemi il termine, ragazzi. Tutte quelle canzoni che diventano tormentoni d'estate, tipo Mambo Salentino. Porca di una puttana. Io veramente non sono Oh... È diventato più scuro perché sono le 4. Non sono volgare nei video di Bianco e di video di Pokémon in generale. Su Spyro 3, per chi non lo sta seguendo, sono molto più volgare. Se volete farvi anche due risate. No, devo restare con Salazar. Però io odio con tutto me stesso. Ma si può passare per di qua? No, la prospettiva me lo impedisce. La mappa città invece mi mostra che stiamo andando avanti. Muy bueno. Io odio veramente... Oh, forza ce l'ho. Repellente sì però, repellente sì. Perfetto. Le canzoni che diventano tormentoni d'estate. Ma veramente ragazzi, io non le sopporto più. Fortunatamente con il lavoro che faccio me le risparmio, quasi tutte, veramente. Ok? Sono sempre in mare quindi me le risparmio tutte. Sì, l'unica direzione è andare da sopra. Non volevo far spuntare Frusci, non preoccupatevi. Ok, non so dove sono, per cui ti sfiderò. Io non so chi tu sia. Non so che cosa tu voglia, ma ti troverò e ti farò il culo. Ok, basta. Vabbè, ti è venuta in mente questa strofa. Sono contento che tu l'abbia condivisa con tutti noi. Però l'ho cantata veramente con tanto sforzo, perché io odio queste canzoni, ma veramente tanto. Si può dire veramente tanto? Oddio, mangia erba. Ok, non posso fargli... Ah, merda. Zefiro. Devo tenermi il telefono a portata di mano, come sempre, nel caso in cui spuntino commenti dell'ultimo minuto, tra virgolette. Ah, Dio. Dimmi che ritorno lo butta giù. Dai, che ha perso vita, volevo dire. Scusate, mi sono bloccato. Prima però di parlare della mia run di Squadra Blu, mi sono bloccato un'altra volta. Perché sono... No, sono stupido. Volevo andare a curarmi... Fruscio? No, mi era sembrato di sentirlo. Comunque, dicevo, volevo un attimo parlarvi della mia run monotype di tipo coleottero che voglio fare. Allora, ragazzi, ho dato un'occhiata... No, l'attimo mu è meglio. Dicevo, ho dato un'occhiata sia a Salazar che a Zefiro al Pokédex secondo il Pokédex. Allora, all'elenco Pokémon secondo il Pokédex di Nero 2 e Bianco 2. Allora, questi qui sono Fungus oppure sono Amungus? No, penso che siano Amungus questi. Questo qua è un Amungus, sicuramente. Sì. Però, devo sconfiggerlo per forza con coso. Non importa. Allora, riesco... Allora, no, allora, come posso dirlo? Non voglio dare troppe informazioni, però sappiate che sarò costretto a fare qualcosa. Cosa ho utilizzato? Ripresa. Sintesi? È legit se abbia utilizzato sintesi. Ma poi questo strumento dov'è? Ah, è là sotto, mi sa. Oddio! Un attimo. Allora, mi sono bloccato un attimo. Devo controllare le mie ball. Allora, timer... Le ho tutte, praticamente. Le ho tutte. Ultra ball e in realtà timer ball che mi servono. Allora, Terrakion, ragazzi... No, cosa ho fatto? Ho sbagliato. Terrakion... Con Escanor facciamo psichico? No, gigassorbimento che fa anche meno danno di psichico. Si può fare in realtà. Proviamo, ragazzi. E ovviamente gli do il moneta muletto. No, il moneta muletto, il fortu nuovo, perché catturando Pokémon si prende esperienza. Allora, sempre 3 save states. Aspettiamo che vadano via le scritte. Partiamo con Terrakion. Ah,
L'aura di potenza che senti intorno a te proviene dal grande Terrakion. Mi sa che me l'ha urlato lui. Ah, quanto tempo è passato. Terrakion è uno dei tre Pokémon che hanno combattuto per proteggere i Pokémon da una guerra contro gli uomini. Deve aver fiutato il pericolo che il Team Plasma rappresenta e sicuramente sta cercando un allenatore degno di guidarlo alla riscossa. È davvero interessante che si sia mostrato a te. Ma a parte questo, vuoi affrontare il Team Plasma? Sì. Ma certo, in questo caso per prima cosa devi essere abbastanza forte da saper difendere i tuoi Pokémon. Essere un allenatore non vuol dire soltanto farsi difendere dai Pokémon. Se l'allenatore possiede una grande forza ed ha un'alta considerazione dei propri Pokémon, riesce a valorizzare al massimo il loro potenziale. Questa frase, ragazzi, questa frase sarà molto importante nel run monotype Coleottero, perché non è facile fare una serie monotype di un tipo. Questa è molto importante. Aspetta, ho qualcosa da darti, questo è per te. Lacro congegno. Dopo leggeremo una descrizione, ragazzi, anche se me la sta dando lui. Questo è il prototipo di una macchina super tecnologica che serve a stimolare il potere nascosto di Pokémon. Non ha alcun effetto sui Pokémon che lottano, ma sono sicuro che un utilizzo si troverà. Cioè, hai creato qualcosa che non ha un utilizzo per adesso. Devo trovarlo io. Beh, auguro a te e ai tuoi Pokémon un buon viaggio. A proposito, hai presente la grotta costiera del percorso 21? Sì, che c'è il Crustle! Ah, quello serve allora! Ebbene, lì ho visto qualcosa che mi ha ricordato il nostro incontro sul percorso 4. Non so se c'entra il Crustle. Allora, leggiamo prima l'acro congegno. Scendiamo giù. Prototipo imperfetto di un dispositivo speciale ideato per risvegliare in modo forzato le capacità dei Pokémon. Forse potrebbe essere per Crustle. Che poi, quel lato lì della grotta, dove portava? Non me lo ricordo. Comunque, rifacciamo i tre save states, riaspettiamo che scompaiano le scritte e ripartiamo con Terrakion. Vai, Escanoru, sconfigge Starossa. Allora, visto che è il primo turno, ragazzi, partiamo con una Velox Ball a vita piena. Ricordo che la Velox Ball funziona solo il primo turno. Già. Quindi gliela cacciamo. E nel frattempo mi soffio anche il naso. Non funzionerà mai, ragazzi, non funzionerà mai. Però, appunto. E allora, come posso dirlo? Frana. Sono pirla, sono tanto pirla, sono veramente tanto pirla. Perché non ci penso a queste cose? Dopo lo rivitalizzo. Ryuji con forza, non mi piace in realtà. Mustache, dai, proviamo con Mustache. E allora ragazzi, fatemelo fare. Sì, sono stupido, non ci ho neanche pensato in realtà. Sono tanto stupido. Lo so, ho rovinato il momento, ma in realtà voi non cambia niente, quindi GG. Nessuno si è mai lamentato. Magari lo trovo pure shiny, magari. Allora, palla ombra. Ok, Frana non mi farà niente. Oddio, in realtà abbastanza. Ovviamente Terrakion è il più fisico dei tre. Allora, con Psycho gli faccio più male. E faccio anche un solo save state. Perché tanto ripeto, ragazzi, il mio ragionamento. Voi questa cattura la fareste su un gioco fisico normale? Potreste... questo era un brutto colpo? No. Magari ero max damage? Faccio min damage adesso? No. Sono costretto a fare palla ombra, allora. Che comunque non è stata malvagia, in realtà. Pokéball e Ultra Ball. E che il fato sia dalla nostra parte. Affidiamoci al destino. Unos, dos, tres... No, ma proprio no. Comunque, stavo cercando di dire, ragazzi, che ho trovato la squadra che utilizzerò al 95% nella mia run monotype di tipo Coleottero. Che, ripeto, però non sarà una monolock, se esiste la monolock. Nel senso, tipo, quando trovi il primo Pokémon Coleottero sei costretto a liberare lo starter. Ovviamente quando troverò il primo Pokémon Coleottero che mi vorrò mettere in squadra, lo starter verrà depositato, perché non lo utilizzerò, ok? Visto che comunque li ho utilizzati tutti e tre.
Ho fatto sulla mia primissima serie Pokémon Nero 2, patchata in inglese, giapponese, italiano, Emboar, senza soprannome. Poi c'è stato ovviamente, cos'era? Prima era Bang, che poi è diventato Garo, e poi ovviamente Monty, che poi è diventato Salazar. Qui ovviamente non sarà una mono lock, sarà una mono type coleottero. E ripeto, la squadra è pronta, però c'è da dire qualcosa che non vi dirò in realtà. C'è un qualcosa che non va. Non posso spiegarvi nulla, ragazzi. Direi di passare all'altra cosa di cui volevo parlarvi, la mia run su squadra blu. Run che si concluderà oggi, stanotte, quando, insomma, finite le ultime cose, ovviamente. Perché? Perché ho fatto veramente tutto, ragazzi. Tutto. Io direi di andare con ordine, ragazzi, con ordine. Ho reclutato Jirachi, ho reclutato Celebi. In realtà questa cosa l'avevo spiegata anche nello scorso video che ho fatto, ovvero il 20 episodio di Spyro 3. No, sto per sbagliare, stavo. Vai, Ultra Ball, non mi deludere. Questa qua non mi deluderà, sì, come no. Burp, scusatemi. Forse l'avrete sentito. Chiedo venia. Allora, avevo interrotto che stavo facendo la grotta sogno con Alakazam, teletrasporto e frustrazione. Ce l'ho fatta al primo colpo, ragazzi. Gli ultimi 15 piani sono stati un po' più difficoltosi, soprattutto per il fatto ovviamente della differenza di livelli. Fate conto che io ero al 2 e i Pokémon avversari erano tipo al 30-35. Ma ovviamente schivavo tutti e tutto. E frustrazione faceva sempre 45 di danno. Sconfiggo ovviamente Coso, Jirachi. Mi ero portato via 5 di vita al semi più 1 che ho comprato dai magazzini Kecleon. Ne ho utilizzati 2 durante il dungeon, più un terzo durante la boss fight, ovviamente. Reclutato Jirachi. Poi decido lo stesso giorno di fare anche la foresta purezza con la stessa tecnica, ovvero Alakazam e teletrasporto. Niente frustrazione, niente lentix, niente praticamente. Sto andando tranquillo, ragazzi. Arrivo verso il 15° piano della foresta purezza e vi ricordo, nessuno strumento nella borsa, si può partire. E trovo, nella mia prima run, lo strumento probabilmente più sgravo per una run nella foresta purezza, che è il televelo. Il televelo è uno strumento tenuto. Niente, ragazzi, non l'ho catturato. È uno strumento tenuto che ogni... allora, come faccio a spiegarlo? Tra il primo e il quinto turno, e un turno praticamente corrisponde a un passo in realtà, quindi tra il primo e il quinto passo barra turno, teletrasporta il Pokémon che lo tiene in una stanza a caso, in una sala a caso di quel piano. Può capitare che vi porti in una stanza già esplorata, non per forza una non esplorata, e se la stanza è anche abbastanza grande, può capitare che vi porti in un altro punto della stessa stanza, ma ragazzi, stando fermo, premendo BA insieme per far passare i turni senza incappare in trappole, catturato, senza incappare in trappole, era praticamente lo strumento più sgravo. Già, Terrakion, Pokémon Caverna, si racconta di lui nelle leggende. Per salvare i Pokémon ha distrutto un castello con il suo immenso potere. Assolutamente no, box 1, che è il box sbagliato. E ora fatemi un attimo fare un attimo di... Ho detto di nuovo, ho detto due volte un attimo, giusto? Sì. Di cure per Mus. Oddio, in realtà Mustache lo allenerò tra un bel po' di tempo, quindi sicuramente in questo episodio non lo toccherò. Quindi direi che possiamo rimanere normali. Non, mi ha dato esperienza in realtà. No. Non si prende esperienza catturando Pokémon in questo gioco. Dal prossimo allora, dalla prossima gen. Sono stupido. Salviamo, ma non tutte le slot, ovviamente, sia mai che debba rifare l'episodio. Vero 25esimo? Comunque, qui c'è qualcosa. Allora, praticamente, ripeto, trovo questo coso, questo strumento, insomma. Questo è un fantallenatore. Questo è un fantallenatore. No, è una leva Pokémon. Oddio. Me la rischio. È effetto normale. Maledizione, non importa, ti faccio un Giga Absorb. Arrivo verso l'87° piano. Incontro un, come si chiama? Un Parasect. Io avevo praticamente 82 PS ed ero a livello 2. Quindi da 80 PS livello 1 fino a 82 livello 2. E siccome io sono una persona molto avara, molto greedy,
Mi stavo portando, gastroacido no, un sacco di baccacedro e semi... no, semivita, che sono molto rari, si trovano soltanto in questo dungeon, se non mi sbaglio. Le bacche cedro aumentano la salute massima di 2 PS se mangiata a vita piena. Mentre invece... il semivita, semivita, la aumentano di più 3 anche se non sei a full vita. Me ne stavo portando per darli a Typhlosion, anzi, e a Swampert. Io ovviamente sto usando solo Swampert praticamente. Sono partito con Cyndaquil e sto andando avanti con Swampert. Quindi potevo mangiarmeli. Parasect gli passo vicino, io no usare teletrasporto, ovvero no usare teletrasporto, gli passo vicino perché c'erano le scale in quella sala ed era una sala molto grande. Mi fa sanguisuga, mi leva 83 PS, io ne avevo 82, già, ero disperato, disperato, qua stavo per... mi sa che ho sbagliato ragazzi, sposta, vediamo se ho fatto giusto, sì ora è giusto ora ragazzi, ero disperato. E questa cosa praticamente l'ho fatta il pomeriggio. La sera ho fatto una chiamata con i miei amici, giusto per passare via il tempo durante la quarantena. Non c'è uno strumento. E a cosa se... ah, era nascosto. Ok. Dicevo, ma lui si può sfidare. Ma non so perché, ma mi ricordo che quella classe lì è quella che può essere risfidata. Devo andare a controllare, voglio anche curarmi i Pokémon e voglio pure sistemare Terrakion. Dai, ho fatto parecchie cose, stiamo facendo abbastanza cose. Un altri 7-8 minuti di video non ve li leva nessuno. Praticamente sono morto. Dopo questa chiamata, verso quindi l'una della sera, mi sono detto, qua ci riprovo. È l'ultima cosa che farò prima di... il PG, ragazzi, si stava spostando lì sotto il Pokémon Ranger. È rimasto bloccato, è rimasto. Vediamo se rimane così anche dopo il cambio di schermata. Eccoli qua ragazzi, quieta, natura orribile, più attacco speciale, meno velocità. E vabbè, controlliamo le... sì. Volevo controllare le statistiche. No, ho sbagliato. E decido di continuare. Vabbè, 124, però ovviamente sono statistiche orribili. Ricomincio tutto bello tranquillo eccetera eccetera. Verso il 25esimo piano invece ho trovato lo strumento più sgravo in generale di squadra rossa e blu. Non so se su tempo oscurità cielo abbia lo stesso effetto, ovvero le lenti X. Con le lenti X e con un sacco di Elisir Max e con un Revital Seme, ragazzi, io nella prima run non ho trovato neanche un Revital Seme. Nella seconda run non ne ho trovato neanche uno, l'ho dovuto comprare da un magazzino Kecleon, che forse ho trovato senza lenti X, o con, quindi o prima del 25esimo piano o dopo, non mi ricordo, ragazzi. Allora, intanto però devo mettere la squadra in ordine giusto, ovvero questo qua è l'ordine giusto, perfetto. E ora testeremo subito... sì che avevo ragione, però è scomparso il mulinello, non importa, magari non era un Jellicent. Comunque, questo è un Camerupt, ragazzi, e l'altro Pokémon non me lo ricordo, era un Grumpig. Che danno tanta esperienza. Assolutamente. È un ottimo allenamento, che poi ripeto, ci sono pure gli allenatori dello stadio del campetto. Ora ho tutte le medaglie, quindi sicuramente mi daranno un... ci saranno Pokémon di livello altissimo, pure Amoongus. Sì, voglio salire a 55. Praticamente, nella mia seconda run, con Lenti X, un sacco di Elisir Max per teletrasporto e un Revital Seme comprato, eccola qua, facciata, no grazie, ormai è troppo tardi, blocca facciata. E con il Revital Seme che ho comprato dal tipo, perché non va avanti, perché sbagliavo pulsante, ce l'ho fatta, sono arrivato da Celebi, che non va affrontato. Poi, andando con ordine, la cosa dopo che ho fatto, se non mi sbaglio, è stata... trovare la missione della statuina di Mime Junior. Sì ragazzi, l'ho trovata, borsa spazio libero per sparalizzarmi, l'ho trovata nelle missioni della bacheca, quella dove dell'ufficio postale Pelipper, ed era una missione della foresta purezza, raggiungi il 70esimo piano, non di accompagnamento, è una missione semplicissima, arriva da quel Pokémon e salvalo. E come ho fatto ragazzi, alla Kazam teletrasporto, ho trovato un televelo
in vendita dai magazzini Keklon verso il 35esimo piano, se non mi sbaglio. Nessun Revital Seme, ovviamente, ragazzi, nessun Revital Seme. Tra l'altro il televelo costava 50, penso che sia uno degli strumenti che costi di meno. E sicuramente... Ma... Non ho usato repellente, scusate, non posso neanche toccarlo sto Solrock, mi sa. Scusate, mi ho sbagliato. Ok, a parte che io sono un errore, quindi ci sta. Un attimo, l'ho affrontato, vero? Sì, l'ho affrontato, ok. E per cui sono riuscito a fare quella missione, ragazzi. Qui ci sono stato, sì. Voglio finire almeno questo percorso. Vabbè, qui devo cadere in ogni caso, perché c'è uno strumento, una caramella rara e uno scopri rovine. Taci e lotta. Scusami, fortunato che ha no spas. Ah, prova a fare ritorno, almeno metà vita fagliela. Scarica? Lol, what? Vabbè che sì, proprio passi in effetti è magnetico, essendo basato su una bussola. Cioè, sia Nosepass che Probopass. Stilix, cos'è? Acciaio terra. Resto e cambio, perché ha veramente troppa difesa, ragazzi. A parte che comunque non ha mosse, non ha stab roccia. No, 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 lasciamo stare. No, 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 no. No, 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 assolutamente no. Cambiamo con il prossimo Kitty. Anche se in realtà sarebbe stato meglio mandare Mustache per la difesa speciale bassissima di Steelix. Ma forse con Terremoto lo butto giù. Ok, sì. Molto buono, molto buono. Soldi doppi ed esperienza doppia per coso. Per di qua si può andare avanti. Per di qua si scende. Sì, ovviamente. Per di là si scende. Ok, allora io torno di qua. E praticamente ho fatto la missione di coso. La missione della foresta purezza, piano 70, ottenuta la statuina di Mine Junior come ricompensa. In ordine dopo, ragazzi, ho mandato anche la foto, ho messo anche la foto, anzi, più che altro, nella pagina Facebook, ho reclutato Keklon. Io veramente non ho idea di come abbia fatto. E volete sapere la verità, la cosa? Non ci ho messo nulla, ragazzi, non ci ho messo nulla a reclutarlo. Com'è possibile che io abbia reclutato un Pokémon con lo 0,1% di possibilità? Cioè, veramente, ragazzi, non credo si... Pallino si chiama questo? Ah, ok, Pinco Pallino. Io veramente sono allibito, cioè, non... Oddio, è più veloce di me, vero? No, ok, strano. E ha pochissima difesa fisica, mi sa anche speciale. Beh, qualche Among Us lo sconfiggo volentieri. Siamo già arrivati all'entrata della grotta... Vorrei finire questo percorso se possibile. No, ho sbagliato mossa. Cos'era? Pulifumo? Sì. Praticamente ho cominciato... Cos'è che ho cominciato a fare, ragazzi? L'ultima cosa che mi rimane da fare, ovvero reclutare tutti quanti... No, dai. Se questo è un Amungus... No, è un coccio rosso. Allora, Pokémon selvatici, venite a me. Pelipper, reclutare tutti quanti Pokémon possibili e immaginabili. Cosa che in realtà... mi conviene svegliarmi da solo. No, no, non da solo, non da solo. Conostropoli? Grazie. Praticamente ho cominciato a reclutare tutti quanti i Pokémon possibili e immaginabili. Cosa che ovviamente non farò. Oggi sarà l'ultima volta che farò questa cosa. Però la lascerò incompiuta perché, ragazzi... come posso spiegare? Non è cioè, è incluso anche far evolvere i Pokémon. Perché, tipo, se tu recluti un... Allora, tipo, si trovano gli starter al secondo livello. Quindi Charmeleon, Marshtamp, eccetera, a livello 30. Devi mandarli a livello 36 per farli evolvere, ma ci vuole troppo tempo. E questa cosa non la farò. Quindi oggi è l'ultimo giorno che gioco a squadra blu. Lunedì, invece, inizio la run su cielo. E ho già scelto i Pokémon. Voglio utilizzare Riolu e Shinx. Sì. Voglio provare come ha fatto Tonks. Voglio anch'io rendermela facile con Shinx che impara a scarica. E Riolu che non ho mai utilizzato. Spero di trovare una gala sole per farlo evolvere. Senza usare le missioni. Ah, no, ho sbagliato. Strumenti, sposta. Ok. Ora è così, ora. No, era giusto? Ok, ho fatto un attimo una confusione. Comunque ho reclutato Keklon, mentre ieri mi è arrivata la missione che aveva come ricompensa la statuina di Weavile. Scusatemi, il repellente. Ho veramente fatto tutto,
tutto quello che volevo fare, ad eccezione, e anche di più, perché Keklo non avrei mai pensato di reclutarlo. Mai, mai, mai nella vita. Ho veramente fatto tutto quello che volevo fare. Tutto. La statua di Weavile era una missione molto semplice in realtà. Prepotenza, ovviamente sì, però non Avocardore almeno. Ma tanto terremoto basta e avanza. No, in realtà non ero sicuro. Excadrill, fratello, anzi sorella, perché sono entrambe femmine. Vai Kitty! Ma Kitty se incula. Lucchetta, mi serve però un fruscio. O che finisca repellente. Ah sì che c'è, eccolo qua. Non l'avevo visto. Audino al 41, mio Dio, già bramo l'esperienza che mi darà. Dimmi che lo shotti con il tuo attacco speciale con il tuo attacco normale altissimo. Bestia, 201, gira vita. Per quanto sia un'ottima mossa, ragazzi, resto con terremoto, perché ovviamente fa più danno, semplicemente. Era una missione di accompagnamento nel monte remoto al 22° piano. Ho veramente, ragazzi, fatto tutto. Tutto quello che volevo fare. E io vi saluto tornando di nuovo a... come si chiama? A Grecalopoli, perché purtroppo non siamo riusciti a completare al 100% questo percorso. Lo completerò nel prossimo episodio, perché siamo a 36 minuti. Mi curo Mr. Premium o Premius, non me lo ricordo più perché il suo nome non compare più, bastardo, non c'è mai. E quindi a domani, ragazzi, vendo le cose off camera e ciao a tutti.